forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu. Tu, forse non essenzialmente. Arrivò anche l'invito di Maurizio Costanzo al suo famoso programma televisivo Aquarium, un genere talk show trasmesso in seconda serata da Rai 1 a cavallo tra il 1978 e il 1979. Maurizio è stato un grande giornalista, un ottimo conduttore televisivo, paroliere di diverse canzoni, tra le quali il grande successo di Mina Se telefonando. Quella sera la puntata di Aquario era presente Susanna Agnelli, allora deputata, e Rino Gaetano. Ma anche i grandi conduttori, quando hanno dentro del rancore verso qualcuno, possono avere una caduta di stile. E questo successe al grande Maurizio. Non amava Gaetano e i contenuti delle sue canzoni e lo presentò in modo alquanto sprezzante e poco professionale. Rivolgendosi al pubblico disse: vi presento un autore di canzoncine ironiche che, vista la sua passione di fare elenchi, naturalmente si riferiva alla lista dei personaggi contenuti in Nuterego più, presto si dedicherà a fare una canzone sulle pagine gialle. Chi le dà, abbia pazienza, avanti, avanti. Vieni avanti, Rino Gaetano. Signora, lei forse non lo conosce, questo giovanotto con abito da cerimonia, presentati alla signora. Ecco. Buonasera. Posa il cilindro. Questo giovanotto, questo è il microfono. Ecco, è un cantautore. È un cantautore, si chiama... L'ho visto, infatti, l'ho visto alla televisione, no? Ah no, credevo che fosse riconoscibile già come cantautore, no? Assolutamente. Ecco, questo giovanotto si chiama Rino Gaetano, è un cantautore che fa canzoncine ironiche, così scherzose, scanzonate. Ne ha fatta una che quest'estate ha avuto un certo successo, si chiama Non te regge più, vale a dire Non ti reggo più. Come... E lui, che si dedicherà prossimamente a mettere in musica forse le pagine gialle, perché fa degli elenchi di nomi, ha fatto un elenco di nomi nel quale sono coinvolte una serie di persone. Quello che aggravò la situazione scabrosa in cui si era cacciato Costanzo lo evidenziò ancora di più la senatrice Agnelli, che difese Rino, dicendo che era un diritto dei giovani poter ironizzare sulle generazioni che li hanno preceduti. Una presa di posizione che non arrivava certamente da una persona alla quale si potessero accostare idee politiche contraria a quella dell'allora governo della Democrazia Cristiana. Le case discografiche comunque avevano capito che Gaetano stava prendendo quota e cercarono di spronarlo a scrivere altre canzoni. Come dire, battiamo il ferro finché è caldo per aumentare il business. Ed ecco che per cercare un po' di tranquillità e nuove idee, il cantautore si trasferì per un periodo sull'isola di Stromboli e il 23 febbraio del 79 andò a Città del Messico, dove incise un nuovo disco. Resta vile maschio, dove vai? Pubblicato dall'RCA. Ci sarebbe un treno a 3, 5, 3, 10, o giù di lì. Molla tutto e parti con me. Non pensarci, rispondi di sì. Cara, nessuna follia, andiamo via. Vi
e il testo diede il via ad una collaborazione col mitico Mogol, uno degli scrittori più in voga in quel periodo. Da quel momento cambiò un po' tutto il lavoro legato alla produzione, alla scenografia, alla quale si iniziò a dare un'attenzione maggiore per rendere il disco più ricercato sul mercato. Nell'estate del 79 partecipò al Festival Bar e l'ottobre successivo andò a Rieti al Disco dell'Estate. E a quest'ultima manifestazione Canora rimase coinvolto in una polemica. Gli vollero imporre di cantare in playback, un qualcosa che lui odiava decisamente. Così, quando salì sul palco per fare la sua esibizione, invece di far finta di cantare, come era consuetudine, si accese una sigaretta e fumò fino al termine della canzone. Iniziò a pensare anche al matrimonio con la sua amata Amelia e comprò una casa a Mentana, un comune di Roma. Siamo arrivati al 1980, è la data tragica che avrebbe stroncato la sua giovane vita. Si faceva sempre più vicina. In quell'anno, infatti, pubblicò quello che sarebbe stato il suo ultimo album dal titolo E io ci sto. Ricevette l'invito da parte di un noto bassista e contrabbassista, Giovanni Tomaso, a dare la sua partecipazione al doppio album Alice del gruppo Perigeo. Qui trovò una compagnia di artisti famosi come Anna Oxa, Ivan Cattaneo, Lucio Dalla, e Rino si esibì in coppia con Maria Monti, un'attrice, cabarettista e cantante, con il brano Al bar dello sport, Soghigni e sesso. Mia madre quando nacqui Soghigno, mio padre quando crepi Soghigno, Soghigno in campagna, i monti al mare, qui nel bar. Confusione, gran confusione, lo cantò insieme a tutti gli altri colleghi. A seguire andò in Ecuador a far delle serate. Chi si ricorda di Shel Shapiro? Non fate i furbi vecchietti, vi vedo sulle mani. Per i più giovani, Shapiro era un cantautore, produttore discografico, ma soprattutto punta di diamante del gruppo I Rocks, famosissimi in quegli anni per tante canzoni di successo, tra le quali spiccavano E la pioggia che va, Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni troverete tante luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va. E bisogna saper perdere. No, mai. Tu no
giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere, bisogna saper perdere. Lanciarono anche la moda degli stivaletti a punta e tutti noi ragazzi non perdemmo l'occasione per rovinarci i piedi. Ebbene, Shapiro presentò una manifestazione organizzata da RCA e Rino si esibì al fianco del grande Conciante e con i New Perigeo. La serata di apertura della manifestazione al Teatro Tenda di Roma non fu particolarmente serena per Gaetano. Suo padre da giorni era ricoverato in terapia intensiva e logicamente l'umore non era al massimo. Da questa particolare tournée nacque un album praticamente dal vivo. L'album venne intitolato Q Concert e conteneva 4 brani, uno dei quali, ancora insieme, fu scritto per l'occasione da Rino Gaetano, che cantò un gran pezzo di Cocciante, A mano a mano, contraccambiata da Riccardo, che interpretò Aida. L'ultima apparizione del cantautore calabrese fu al programma televisivo Crazy Bus, dove interpretò 2 pezzi. E io ci sto. Mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso per un po', mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che son solo. E scusa Mary. Mentre il tempo passava sulla nostra età, mentre 1000 canzoni finivano già, mentre il sole d'autunno pigro si svegliava. Era il 31 maggio 1981. Inoltre incise alcuni pezzi insieme ad Anna Oxa, uno dei quali era Il leone e la gallina di Mogol Battisti. La gallina coccodè, spaventata in mezzo all'aia, tra le vigne e cavo il fiore ne sfoggeva gai. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi in mezzo ai fiori presto mia sarai. Arrossisci finché vuoi, corri, fuggi se puoi. Una coppietta vincente per molti anni. Trascorsero solo 2 giorni dalla sua ultima interpretazione, quando